Ancora una volta, Montelanico, e più precisamente l'amministrazione comunale, ha messo a segno un'iniziativa dal grande impatto enogastronomico e sociale, nonché la ricerca continua nella valorizzazione del territorio, obiettivo principale del piccolo centro laziale, cercando di richiamare il maggior numero di persone al fine di incentivare la cordialità, socializzazione e l'amicizia. Infatti, anche quest'anno, la Sagra della Castagna a Montelanico ha regalato 3 giorni di festa, dove ha visto il clou nella giornata di domenica 21 ottobre, in una piazza Vittorio Emanuele II, gremita da un folto numero di visitatori, giunti per assaporare le prelibatezze locali, le immancabili caldarroste e passeggiare lungo le vie piene di stand commerciali ed enogastronomici, e trascorrere una piacevole domenica in allegria e serenità. Tre giorni che ci hanno riportato indietro nel tempo, tra tradizioni e consuetudini di una vita rurale ormai sorpassata. E così l'amministrazione comunale ha deciso di arricchire la giornata della 56esima edizione della Sagra della Castagna con tante iniziative. Novità di quest'anno è rappresentata dal gruppo di astrofili La Via delle Stelle, con la loro associazione che conta 100 soci e sono orientati allo studio, alla pratica e divulgazione dell'astronomia, appassionati nell'osservazione del cielo e nello studio della volta celeste, interessati ad approfondire la propria conoscenza dell'universo. Noi siamo operativi a Montelanico dal 2014. In questi anni mano a mano siamo venuti sempre più acquistando nuovi telescopi. L'anno scorso abbiamo comprato una cupola astronomica che siede su a Via Collemezzo sull'altipiano, e tutto ciò che vedete qui dentro praticamente sono nuove foto fatte dal nostro gruppo nel corso di questi 4 anni. Come è nata la passione appunto di siete un gruppo di soci, di unirvi e questa passione per le stelle? Ma questo è qualcosa che ognuno di noi ha dentro. Io fin da piccolo avevo questo, guardavo sempre in cielo e rimanevo affascinato già da piccolo. Poi durante gli anni, nella fase operativa di lavoro, perché questo si svolge più di notte che di giorno, però come sono andato in pensione, la prima cosa che ho fatto, ho comprato un telescopio e con l'aiuto di altri giovani, meno giovani, tra cui c'è stato pure mio figlio, abbiamo accomunato questa passione e la stiamo portando avanti. Adesso ci hanno dato pure la sede, siamo in fase, come vedete, di ristrutturazione, ma ce la faremo a portarla, a finirla e a rendere questo gruppo operativo. Anche per quest'anno, come ogni anno, collaterale alla manifestazione, la rassegna di pittura Il Riccio d'Oro, ormai punto fermo della tradizionale sagra cittadina, che in una rinnovata sala Garibaldi, ancora una volta ha visto l'esposizione di opere che richiamassero le tradizioni del luogo. E anche quest'anno questa rassegna racchiude dei quadri che rappresentano le nostre tradizioni, i nostri vicoli, la nostra piazza, e i pittori non fanno altro che riprodurre in la realtà, riproducono la realtà e portano in giro per il mondo questa nostra paese, questo nostro paese così piccolo ma nello stesso tempo ricco di castagne, soprattutto perché questa è la 56esima Sagra della Castagna. Ma questa mostra è nata dopo 5 anni, quindi abbiamo avuto, non io naturalmente, ma hanno avuto l'idea di unire la mostra del Riccio d'Oro con la Sagra della Castagna, e si chiama così proprio per simbolizzare questo evento. E molti visitatori vengono qui in questa sala per ammirare queste bellezze. Nonostante
Il tempo a volte è inclemente, meno male che questa volta c'è il sole e speriamo che arrivino tanti visitatori per visitare anche le nostre mostre di dolci e di castagne in se stesse o di marroni, perché nostra produzione è anche il marrone. Le proposte sono poi continuate con la mostra fotografica Montelanico, foto di una storia lunga 150 anni. Persone, fatti e avvenimenti che hanno fatto la storia degli ultimi 150 anni del paese. Ma l'attrazione che ha richiamato un folto numero di persone, riempendo la centrale via cittadina, è stata l'esibizione degli sbandieratori di Carpineto Romano, che con il loro spettacolo e colore ha incantato tutti i presenti, con il loro scenografico intrattenimento. Noi facciamo questa rievocazione storica, diciamo, legata anche alla figura degli sbandieratori da oltre 20 anni e ci confrontiamo, diciamo così, con quest'arte antica, l'arte della bandiera, che ci ha dato tante soddisfazioni, ci porta in molte parti, ma soprattutto a noi è un grande piacere stare vicino alle comunità vicine a Carpineto e offrire anche a loro il nostro spettacolo. Quanto è importante per voi vedere poi tutta questa gente che vi applaude, vi ammira veramente con tanta passione? Beh, gli spettatori sono il vero risultato di tutti i nostri sacrifici, della nostra passione, perché senza il pubblico non esisterebbe il nostro spettacolo, quindi è una grandissima emozione, ma nel contempo è bellissimo esibirci davanti a una platea così numerosa. Il repertorio della sagra è poi continuato con l'immancabile tombola, vera e propria attrazione del luogo. Spettacoli per bambini, ma anche grandi, sembrano abbiano apprezzato, balli tipici, canti popolari e l'imbancabile fuoco dove arrostire le caldarroste, dal dolce sapore dell'autunno, preparate e distribuite gratuitamente a tutti i presenti. Ma per gli amanti di questo frutto, le degustazioni non si sono fermate qui. Negli stand allestiti per l'occasione e nelle cantine del centro storico si è potuto assaggiare i prodotti tipici del territorio e tante ricette a base di castagna, da annaffiare con dell'ottimo vino. È stata davvero una bellissima giornata, quella che il comune di Montelanico ha regalato con questa 56esima edizione e, nelle parole del sindaco, tutta la soddisfazione per l'ottima riuscita dell'evento. Per noi è motivo d'orgoglio perché, come sempre, i numeri crescono, ogni anno crescono i numeri, ogni anno si cresce nell'organizzazione, cerchiamo di fare il meglio e ho visto anche che stamattina siete stati così gentili da riprendere anche una bella mostra fotografica che è quella della Via delle Stelle. Una manifestazione veramente completa, appunto come diceva giustamente lei, una manifestazione astronomica, una mostra di pittura, giochi per bambini, concerti, insomma una manifestazione che veramente ha pensato a tutti, grandi e piccini. Sì, noi cerchiamo sempre di accontentare tutte le fasce d'età, naturalmente il clou sono le ore serali quando si esibiscono i gruppi folk del comprensorio. Ecco, stasera abbiamo un gruppo molto famoso qui in zona che sono i Brigadier, nel pomeriggio abbiamo i Kidderia, un gruppo nuovo che viene a Montelanico per la prima volta, che fa un po' musica stravaganda ma sempre folk. E poi sì, abbiamo giochi per bambini, ma il top, lo sapete già, è la nostra enogastronomia, le castagne. Infatti parliamo appunto di questa enogastronomia, un piccolo borgo che però, insomma, la gente viene soprattutto per fermarsi a pranzo, come magari giustificano le immagini con tantissima gente che oggi qui è venuta. Quest'anno siamo cresciuti, abbiamo raddoppiato gli stand enogastronomici, ne abbiamo 14, nel centro storico abbiamo 3 cantine aperte e soprattutto quest'anno abbiamo anche persone che sono venute da lontanissimo, come uno stand enogastronomico che fa prodotti con la castagna da San Marino e soprattutto i sapori di Sicilia, che fanno cannoli siciliane con crema di castagno, con prodotti che hanno comprato qui in loco. Infatti stanno qui da 3-4 giorni, si sono fermati per la lavorazione del prodotto. Cresciamo sotto tutti i punti di vista. E tutta questa crescita serve per spronarvi ancora di più a fare sempre meglio per la 57esima edizione.
Sicuramente sarete qui con noi, sicuramente in corso, anzi ti ringrazio anche, io dovevo venire da voi negli studi, ma sarà per il prossimo anno, ci miglioreremo perché noi ci vogliamo sempre migliorare, cureremo i particolari e niente, la castagna sempre di più, noi vogliamo farla entrare in un circuito per un prodotto top. È stata un'edizione unica, occasione per apprezzare ancora una volta l'operato del comune di Montelanico. Manifestazione ricca di iniziative e proposte per la cittadinanza, assaporare degli ottimi prodotti e trascorrere una giornata con gioia e allegria.